Ciao a tutti, volevo registrare questo video perché ieri notte ho visto la live, quella di Io sono Anonimo, e stamattina ho visto la live di Sandro e volevo dare la mia impressione un pochino, ecco, perché allora nella live di Io sono Anonimo la conosco da tantissimo, la conosco forse da 7 anni, cioè non siamo amici neanche di YouTube. Non neanche il suo numero WhatsApp, così. Però diventò famoso perché fece un video sotto, ma molto garbato, nei confronti di questo ragazzo che si chiamava Lorenzo Valitutto, che aveva come nick Giustintempo, che a quanto pare è un cartone animato. Io non lo so, avendo 53 anni, all'epoca ne avevo meno, ma comunque non seguivo quei cartoni, anche se io i cartoni li seguo perché seguo i Simpson. Cosa volevo dire? Allora gli faccio un video sfotò molto carino, che infatti io gli chiedo veramente se lo può rimettere, anche se magari ad altri potrebbe non dire nulla, perché non conoscendo la persona, Lorenzo Valitutto potrebbe dire, ma questo, cioè, non vi interessa perché non sapete i trascorsi, ecco. Allora, Lorenzo Valitutto, immaginate Giustizia, uguale, un clone di Giustizia. Cioè voi vedete Lorenzo Valitutto, Giustizia, la stessa cosa. Piccoletto, pelato, occhiali, barbetta un po' incolta, aspirazioni da influencer, che vuole guadagnare su YouTube, uguali, la stessa, uguali. Sembrano separati alla gemelli, separati alla nascita, uguali. E quindi cosa voglio dire? L'ho conosciuto perché fece un video, perché gli contò il numero di volte che diceva giusto in tempo nel video. Aveva la maschera di V per Vendetta. Adesso me lo ricordo perché l'altra volta l'ho nominato e non mi ricordavo. Niente, è una live molto bellina, 60 utenti, porca miseria, complimenti, eh. Non so quanti utenti ha, mi pare che li ha nascosti, però se ha pochi utenti, veramente un colpaccio, eh. Vabbè, ti ha spoilerato Wolf, ti ho spoilerato io, ma io piccolino piccolino, cioè lo spoiler che ti posso aver dato io, cosa ti posso aver portato? 2 utenti, io forse un altro, boh. Ma non credo di averti portato tutto quel traffico. Comunque, mi piace anche il tuo umorismo, così, il tuo modo di fare. E niente, mi ha fatto ridere che Roberto si è incazzato perché è stato sbattuto fuori. Allora, io volevo dire, rubi il mito. Allora, tu hai un brutto vizio, io te lo voglio, non te l'ha mai detto nessuno. Tu, quando andavi nel live di Sandro, prendevi possesso, incominciavi a parlare, non facevi parlare nessuno. Roberto, rubi il mito, disse, tu parli troppo. Anche io parlo, sono un chiacchierone, peggio di te forse. Però quando mi trovo con un'altra persona, allora magari faccio un passo indietro, capito? Cioè non è che mi metto bla 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 bla, cioè, capito? Cioè, l'errore che fai è quello. Cioè, in una live di 6 persone, allora vedi Katia, tra l'altro Katia poverina voleva anche dire delle cose, non le avete fatte dire, però purtroppo ci sta Katia. Mi dispiace che ne ha fatto le spese di lei, però. E lei magari è educata, si è un po' ammutata e quindi però vuole parlare per esempio con Joker e non c'è riuscita. Quindi, e invece tu sei entrato, hai cominciato a vomitare parole senza dare spazio agli altri. Se tu parli, fai un'affermazione, aspetta che gli altri ti rispondano. Non è che devi buttare addosso tutta la il tuo. Se no ti fai un cazzo di video, parli e dici e parli solo tu e non hai contraddittorio. Hai capito? Non ti devo insegnare le cose, Robè, sei padre di famiglia, sei grande, hai un paio d'anni meno di me, 5 anni meno di me, quindi non è che sei un moccioso, capito? Quindi l'errore che ha fatto è stato quello. Però, ripeto, poi io sono stato il primo molte volte quando hai fatto delle cose simpatiche a riconoscertele, qua, io non ho partito preso, eh. Poi infatti cosa è successo? Sei andato alla controparte, alla live avversaria, a dire male della live di Io sono Anonimo. Cioè, veramente. No, ma no, comunque non sei l'unico, perché qui si parla di banderole. Per esempio, a proposito, allora, Sandro l'interista per caso. A proposito, ti ho bloccato su WhatsApp, quindi perché a me non interessano le banderole. Proprio perché tu vai dicendo banderole agli altri. Perché tu sei venuto da me quando Joker è andato a offendere mia mamma. Quando io feci il video, dopo che chiusi il video, mi chiamasti dicendo: ah, mi dispiace, farò un video, cosa che comunque non hai fatto.
Però ti sei lamentato che mi sono arrivate voci, però non da persona affidabile, che tu ti sei lamentato perché io ho ringraziato tutti tranne che te. Ma figlio mio, ma se io faccio il video e tu mi chiami dopo il video, come faccio a ringraziarti? Come faccio a prevedere? E che ne so io? Magari qualcuno mi ha detto, ti deve chiamare Sandro, o tu, non mi ricordo chi, ero in live, qualcuno mi disse, ti deve chiamare Sandro. Però come faccio io a inventare, a sapere? Magari potevi chiamare per prendermi a male parole, che ne so io. Per cui, quindi come, e quindi che cavolo ti lamenti? Cioè anche tu mi sembra che sei uno che salta, fa doing, doing, cioè ti metto le molle sotto i piedi, capito? Cioè che salti da una parte all'altra, anche rubi il mito, eri amico di rubi il mito, poi ti sei litigato, poi ti sei di nuovo rapacificato, questa estate quando dovevo fare la e mi hai fregato, e mi hai tirato un pacco che io stavo facendo, ti avrei portato forse 30 utenti, che nelle tue live quando sei solo tu te le sogni, e poi mi hai dato il pacco che ti hanno dato strike e dopo 2 giorni hai rifatto live, quindi bugiardo, per cui Sandro, ma te ne sarei accorto, io non sto venendo più nelle tue live, capito? Poi, tanto di cappello a Giuseppe, a Tumshark, fanculo, io non lo chiamo col suo nick, a Giuseppe, se si chiama così, poi magari si chiama Giovanni, che cazzo ne so. Comunque, bravo, che ha fatto pace con Wolf, mi ha fatto piacere. No, a me non interessa, perché io l'ho detto, io nelle due fazioni, io non faccio come ha fatto lui, che si è impicciato di cose che non lo riguardavano e neanche conosceva. Io, non conoscendo, ho detto, parteggio per la parte di Wolf e Nina Witch e come si chiama, Katia. Però non posso fare live dicendo, Sandro, vaffanculo, tu hai detto, non è... che cosa ne so, non so nulla. Quindi posso solo tifare come tifi una squadra di calcio, però non entrare in merito. Cosa che ha fatto gioco, vabbè, ma comunque sbagliare, oh, capita, anche a me molte volte è capitato di pisciare fuori dal vaso, per cui. E niente, questo è tanto. No, belline, nell'altra live c'era Giustizia, mi faceva ridere Sandro che accusava Giustizia di dandogli della banderuola, cioè, perché Sandro non ne sa qualcosa, per un pugno di visualizzazione. Le visualizzazioni interessano a tutti, è inutile che non facciamo le verginelle, che tutte, anche a me interessano. Io sono un canale piccolo, probabilmente rimarrò tutta la vita così, non lo so, ma molto probabile. Ma non me frega. Però volevo dire, dovessero arrivare, cosa faccio? Le schifo, dico, ah, puh, che schifo le visualizzazioni, no, non mi piacciono. Certo che mi piacciono. Cioè, fanno comodo, fa piacere a tutti essere visto. È come un artista, un cantante. Cioè, se va parecchia gente al suo concerto, sono più contenti. Se vanno quattro gatti, no. E non è che dici, ah, cosa me ne frega? Canto per quattro persone. È il discorso del mio che faceva Rubio. No, no, io parlo da solo. Parli da solo, accenditi il computer e parla tu da solo, senza fare le live allora. Se fai le live, perché sono collegate le persone. Se non ti vede nessuno. Anche io ogni volta che faccio le live, cosa credi? Che io credo di avere decine di persone? No, io accendo, io dico sempre a mia moglie, vediamo chi c'è. Se poi capita per 5 minuti che sono magari uno o due che manco parla, io prendo e stacco e la cancello. Perché non voglio fare la figura dello scemo che parla da solo, capito? E niente, è tutto qui. E poi cosa volevo dire? Volevo parlare degli ultimi giorni della situazione. Avrete notato che nel canale non vengono più tre utenti che prima erano fissi, sono Luca Zullino, Roberto Benigni e Cristina Cesari. Allora, perché è capitato un problema. Allora, già da me, da quest'estate, noi avevamo un gruppo WhatsApp dove parlavamo tra di noi. E cosa volevo dire? E c'erano, tra virgolette, sì, pettegolezzi, cavolate, niente di che. Praticamente a me è capitato che a luglio Luca Zullino mi promise, stavo parlando del fatto del caffè, che mia mamma aveva creato dei problemi con la caffettiera a modo mio.
che è una caffettiera stupida, faccio, però mia mamma è malata, capito? Quindi non è colpa. Allora lui si è fatto avanti davanti a tutti, ha detto: "Ah, ma ti interessa, vuoi il caffè? Ma te lo mando io". E io: "Ma no, dai, per educazione, o come si dice, insomma, ho negato". Lui: no, proprio insisteva: no, guarda, te lo mando io, stai tranquillo, voglio mandare Alberto, lascia stare". Cioè, e va bene, mandami l'indirizzo dopo. Poi dopo un paio di giorni addirittura si ricordava, dice: "Ah, Alberto, ah, guarda, mandami l'indirizzo perché te lo devo mandare". Vabbè, boh, se lo dici tu. Comunque, allora, poi passano ancora 2 o 3 settimane, mi ricordo, e addirittura stavo parlando che avevo smarrito la sigaretta elettronica. Quando sono andato a trovare a Boggia, a fine agosto, non mi sono trovato più la sigaretta elettronica. E siccome volevo usarla per evitare di fumare, insomma. E lui: "No, ah, guarda, ce n'è una io che non uso, se vuoi te la do, se non ti infastidi". "Ma no, se non ti serve, visto che hai detto che devi mandare il caffè, insomma, un pacchettino ce l'aggiungi, è piccolina". Sì, tranquillo". No. Dopo un po': "Ah no, guarda, rimandami come si dice, l'indirizzo, perché l'ho perso". "Cosa ti credi? Guarda, non lo dimenticherò mai. Cosa ti credi, che io sono come gli altri?" Ho dato. Comunque passano le settimane, passa agosto, vabbè, settembre, ottobre, ancora nulla, ma neanche una spiegazione, una giustificazione di dire: "Ah sì, Albert, come è capitato a me". Per esempio, io ho detto che avrei voluto spedire dei capelli a Claudio, cosa che non ho fatto perché mi sono informato che costa tantissimo spedire in Texas. Allora gli ho detto: "Guarda Claudio, te li avrei voluto mandare, ma non te li mando". Però, capito, io ho fatto, io, cioè, ho detto e io fa, non è che ho detto: "Ah, te li mando, dammi l'indirizzo", e poi dopo è rimasto lettera morta, capito? Sono rimasto malissimo perché, allora, faccio per dire, quando Luca Zulino chiamava, telefonava, addirittura anche mia moglie qualche volta si scocciava perché magari mi chiamava per fare delle cose, così. E magari rispondeva: "Ah, chi è?" "No, è Luca". Sai come sono le donne, non solo mia moglie, in genere le donne, magari, insomma, magari se stai facendo un servizio così, vedi che uno è occupato con una cosa di YouTube, magari si scocciano, capito? Un continuo era. E quindi, però, vabbè, ci poteva anche stare, ma non è neanche in sé per il fatto di non aver ricevuto il pacco. Ma è come l'esempio di rubare una mela. Cioè, se un ladro, un cittadino qualunque ruba una mela, è grave da condannare, va bene. Se però la stessa mela viene rubata da un giudice o da un poliziotto, finanziere, insomma, un rappresentante delle forze dell'ordine, è grave il doppio, perché proprio sono preposti proprio a vigilare che ciò non avvenga. Ugualmente lui, cioè, lui non era un utente qualsiasi. Un utente così era, a quanto si qualificava, un amico, e anche io credevo fosse un amico col quale mi sono anche confidato, così e colà, capito? E quindi, cioè, questo gesto io non ho detto nulla, non avevo veramente, non avevo il coraggio di dirglielo. Infatti lui stesso se n'è accorto, perché io già nell'ultimo periodo avevo un po' preso le distanze, non lo chiamavo più. Era un pochino sintetico. Infatti lui stesso ha detto: "Ho visto che sei un pochino scocciato". Era proprio quello il fatto. Era perché ti reputavo come un buffone. Non ti offendere, ma un buffone. Capito? E lo hai dimostrato dopo che io a te, di te, non ho detto nulla in pubblica, non ho detto niente. Mi sono solo allontanato perché. E ho avuto, come ho già detto 20 volte, questi due lutti che mi hanno veramente colpito tantissimo. Poi ho dei problemi di salute che ovviamente non specificherò. C'è una persona a cui privatamente glieli ho un po' specificati, lei lo sa. Cosa volevo dire? Questo poi, unito al fatto che a dicembre mi scade il contratto, che già erano quei 4 soldi, però probabilmente non avrò più. Quindi una prospettiva brutta, cioè, ci sta che sto male, no? Che voglio stare per i cazzi miei.
o devo fare il buffone 24 ore? Non credo, non penso e non voglio neanche. Per cui mi sono un po' ritirato e sono uscito da questo gruppo. Apriti cielo. No, poi anche sono uscito anche perché c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che c'è stato un utente del gruppo che si è offeso. Perché io sono andato nella live di giustizia. La verità non me l'ha detto in modo sgarbato, però cioè, a me mi ha fatto incazzare. Ho detto: ma che cazzo, questo Luca Zullino mi fa il pacco, non mi dice che mi deve mandare la roba che io non gli ho chiesto e non me la manda. E io così a scazzo entro nella live di giustizia perché magari voglio anche aumentare il canale, l'ho anche detto, non è un segreto, chiunque, è inutile, parliamoci chiaro, chi ha un canale fa video. Ovviamente ha l'aspirazione di aumentare gli iscritti e le visual e non c'è nulla di male, sto andando a rubare, per cui sono andato nella live di giustizia, ma ci sono rimasto, non mi ricordo, 5-10 minuti e manco poi avessi detto: ah, giustizia, tu sei il migliore. No, sono entrato, mi ricordo, ho scambiato due battute con quella Paola Brunner e poi sono andato io perché avevo anche da fare, tra l'altro. Apri dice: allora non ci ho visto più. Che cazzo. Poi cosa vedo dopo che riprendo a fare live nel canale di Roberto? Allora io non ho nulla in contrario nel fatto che che andiate, voi potete andare dove volete, cosa me ne, ma so io privatamente cosa avete detto di Roberto. Anzi, forse di quelle persone di quel gruppo, forse ero io quello più tranquillo. Perché io ho sempre detto che lui, addirittura qualche volta, mi era pure simpatico e ha detto delle cose anche che io reputavo valide. Però quando gli veniva il ghiribizzo, la pazzia di insultare, offendere, parlare di bambini, donne, queste cose qui, o toccare mamme, mogli, allora era un coglione, capito? Quello, io so, ma io non ho mai detto una merda, lo ammazzo, lo prendo a Ma loro boccia, sì. Ma cioè, appunto, lo so io cos'è, e poi vi vedo in quel canale, cioè, io non ho nulla, ripeto, se voi non aveste detto nulla, oppure aveste detto, ma a me è anche simpatico, allora vi avrei visto lì, non mi sarebbe, invece quando vi ho visto, dopo tutto quello che ho sentito, che ripeto, io ero il più angiolè, anzi addirittura mi state anche tra virgolette prendendo in giro dicendo: ma tu sei troppo bonaccione, figurati. Quindi io, il contrario, quindi si sono invertiti i ruoli. Voi andate nel canale suo, cioè tu ti usi come portavoce Roberto, che anche Roberto ha sbagliato, perché tu vai a criticare, io sono anonimo, dici stai usando il dissing degli altri, anche tu hai usato il dissing di Luca Zullino. A te che cazzo te ne frega se io ho litigato con Luca Zullino? Se Luca Zullino viene e ti dice: ma non è, io avrei detto: guarda, hai un canale, apriti, fatti un video e veditela tu, che c'entro io? Quindi tu che c'entri? Che sei l'ambasciatore di Luca Zullino? Primo. Seconda cosa, cioè, allora poi mi ricordate, questo tu e anche Roberto Benigni, facciamo nomi e cognomi. Roberto Benigni, tu stesso mi dicesti che non entravi nel mio canale perché c'era Roby il Mito e poi vai nella sua live. Cioè, capito? No, non è il fatto che tu vai nella live, perché, ripeto, se tu fai e dici come capita, allora online, se andiamo a vedere le posizioni, non ce n'è nessuna coerenza, nessuno. Me compreso, quindi non è che sto dicendo, puntando il dito a voi e io sono. No, anche io magari avrò fatto delle cose, non so, magari ho criticato giustizia, poi, vedi, per esempio, ho criticato giustizia, sono andato nella sua live, ecco, visto, per dire. Quindi, un esempio. Quindi, però io non ho detto non entro nel canale, se hai capito? Cioè, tu l'hai fatto. Cioè, e poi vieni, cioè. E venivi da me a dire che non entravi, che è addirittura una cosa impossibile, e poi ti vedo nel canale suo. Anche se c'era il tuo amico Luca Zullina, potevi dire: guarda, Luca, non ti offendere, vacci tu, io non ci vado. Voi avreste dovuto stare zitti, senza rompere le palle, andare in un canale qualsiasi e parlare e fare delle live normali, anziché fare tutta questa ambarada.
Poi un'altra cosa, Luca Zurlino mi ha mandato un messaggio dicendomi di togliere i video dove ci sei tu. Quei video me li hai chiesti tu. Lo devi dire a tutti, devi dire sono io che chiamavo Alberto e dice facciamo una live. Cioè, perché sembra che sono io che volevo Lo fare il video? so. No, sei tu. Se vuoi io c'ho i Gli WhatsApp, metto pubblici, eh. capito? No, non possiamo, però se vuoi c'ho WhatsApp, se tu mi autorizzi, io li faccio vedere dove sei tu che Vai, mi non finisce. dicevi. Per cui non, perché rovini le cose? Perché peggiori la situazione? Fatti i cazzi tuoi, stai zitto. Vivi la tua vita, chatta, commenta chi cavolo ti pare. Però non venire. Io sto male già fisicamente, anche mentalmente. C'ho problemi, ve l'ho già detto, io non vi ho mai detto di essere un figaccio. Vi ho detto di avere grossi problemi e ve l'ho sempre detto. Per cui, che cosa c'è? Cosa volete da me? Io mi sono allontanato perché in quel gruppo non ci stavo a fare niente, mi stavo annoiando, sempre a parlare delle stesse cose. Neanche di dire se io volevo sfogarmi, confidarmi, qualcuno che mi stesse ad ascoltare. No, e allora statevene per conto vostro. Io non ho detto nulla, io ho preso e me ne sono andato. E già me ne volevo andare già da un paio di giorni prima, te lo ricordi Luca, che tu mi pregasti di rimanere. Per cui tutto qui, speriamo di metterci una pietra, cioè non andiamo a contare quanti peli abbiamo nel culo, perché poi se ve li conto anch'io, non mi rimane un mazzo così in mano di peli, perché non andiamo. Roberto stesso, vedi, ieri sera ha fatto una live dicendo, ah tu usi il dis, lui l'ha fatto lo stesso con come si chiama, con Luca Zullino. Luca Zullino viene da me e mi manda il copyright, lo strike per copyright, quando lui me l'ha chiesto. Ma non ti vergogni? Cioè, non hai vergogna di quello che stai facendo? Io sono rimasto in silenzio questi giorni, non ti ho neanche risposto. Anche ieri mi hai chiamato, non ti ho risposto. Però, cioè, devi avere vergogna. Tutto qui.